Salve a tutti amici, benvenuti ad una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Sono qua con Francesco del TPE. Ciao ragazzi. Oggi è un giorno molto particolare perché è... tantissimo. Esatto, è l'anniversario della morte di Elvira, ovvero il giorno... 5 giugno. 5 giugno 2022. Pensiamo che ci potranno essere più energie. Francesco ha scoperto delle cose molto interessanti nell'ultimo video che ha pubblicato sulla questione di Elvira e quindi indagheremo un po' più su quella pista. Quindi aspettiamo che faccia buio e poi andiamo, esatto, questa volta anche nel punto in cui si presume sia morta, quindi sotto la tomba. L'omicidio di Elvira Orlandini, anche noto come omicidio del Corpus Domini, è uno dei più sconvolgenti fatti dell'Italia del secondo dopoguerra. Si tratta di un caso molto particolare che già ho analizzato in altri video. Per chi fosse interessato ad approfondire e non conoscesse la vicenda, è consigliabile prima vedere l'altro mio video di tempo fa, dove parlo di cosa è avvenuto. Troverete il link in descrizione. Questa sera ci concentreremo su altre cose che sono venute fuori durante le indagini del TPE. Questa sera è un momento molto, molto importante, dato che è l'anniversario della morte di Elvira. Abbiamo già sistemato i primi strumenti, ma la cosa bizzarra è che l'RF e l'EDI di Francesco erano totalmente scarichi quando non dovevano essere scarichi. Abbiamo messo nel suo le batterie di riserva e questo sto usando il mio è ancora carico, però questo è veramente bizzarro. Quindi gli strumenti sono collocati, attualmente sono entrambi sullo zero o sulla prima tacca nel caso dell'RF. Non sta avvenendo niente, tutto ok. Allora, qui abbiamo un sensore di movimento di Francesco che quando qualcosa passa si accende, vediamo. Esatto, funziona. Perfetto. Funziona. Quindi sì, avremo anche una prova se qualcosa passa e ovviamente non è una macchina, perché la macchina la vedremmo. C'è qualcuno qui con noi? Elvira? Puoi darci un segnale sugli strumenti che abbiamo posizionato lì? Sono tornato apposta per te. Siamo tornati per te. Oggi è un giorno molto triste. Purtroppo per te, visto che proprio oggi avvenne il tuo omicidio. Noi vorremmo sapere di più, perché piano piano abbiamo sempre più delle conferme e delle risposte. So che non ti vogliono far parlare e so che comunque qualcuno vuole che tutto questo qui, tutto questo caso rimanga nascosto. Però sappiate che prima o poi la verità verrà fuori. Chiunque ci ascolta lo deve sapere. Nell'ultima indagine che ho fatto con Arianna avete risposto che il colpevole e colui che ha ucciso Elvira fu Antonio, il padre di lei. Per quale motivo? Potete darci un segnale? Se non sugli strumenti, anche davanti al sensore di movimento, facendolo accendere.
Basta che passiate avanti e indietro qui, in questo punto. Elvira? Ci sei? C'è qualcuno qui? Qualcuno che può comunicare con noi? Comunque da quello che si percepisce anche durante le sessioni sembra comunque che loro vivessero in un limbo, cioè come se ci fossero tante energie residuali, poi ogni tanto magari qualche presenza potrebbe essere anche tra virgolette fisica, comunque presente con te, però è come se loro rivivessero quello che succede, ma sì, lo si può anche capire anche appunto dalle VP che uscivano durante le sessioni, cioè roba assurda, tipo scarpe, Elvira, trascinato. Quello che è chiaro, che ho capito anche io, è che c'è sia lei, delle presenze accanto a lei che l'aiutano, ma anche delle presenze contrarie. Contrarie, sì. Quindi sì, c'è qualcosa che rema contro. Contrarie sono messo genitori. C'è la mamma di Elvira, Rosaria, qui con noi. Potete darci un segnale avvicinandovi agli strumenti e facendoli interagire. Mamma Rosaria, sei qua con noi? Antonio? Potete fare anche un rumore sulle monete, che è un rumore che si sentirebbe molto bene. Se c'è qualcuno, provi a fare un rumore intorno a noi, ma bello forte. Fatevi sentire. Oggi è un giorno speciale, è la prima volta che veniamo proprio il giorno stesso dell'omicidio, cioè quindi è un avvenimento molto importante e anche molto triste. Fateci capire che ci siete. Noi purtroppo non vi possiamo vedere, forse sentire, sì. Intanto sento dei rumori di foglie lì. Tu senti dei passi da là? Sì, come se qualcuno camminasse tipo un ciabatte. Verso la tua macchina. Anzi, niente, ce l'ho il faretto qui. Sì, c'è un faretto a infrarossi qui davanti. Sì. Anzi, niente. Là. Tipo lì. C'è qualcuno? Fatevi sentire! Elvira? Se hai bisogno di aiuto, fatti sentire! Io l'avevo anche prima. Chi c'è qui con noi?
Mi va di parlare con noi? Sapete che non potete tenere per sempre questo misterioso segreto dentro di voi? E che prima o poi qualcuno parlerà? L'altra volta, durante la metafonia che si faceva di Alla Fonte, e a parte che comunque ci indicavano che fu Antonio a ucciderla, ma in un momento in cui gli si chiese qualcosa di specifico, dissero non parlate, state zitti. Cioè, come se qualcuno veramente non vuole... Stesse remando contro, sì. Cioè, rema contro, cioè qualcuno non vuole che si sappia chi è stato. E se magari qualcuno che ha detto che Antonio in realtà non è Antonio, magari ce lo vogliono far credere? Per farci andare fuori pista? Cioè, può essere anche questo, no? Cioè, un'ipotesi. Però io sono dell'idea che secondo me i genitori erano consapevoli di quello che sarebbe successo a Elvira, secondo me, Poi magari mi posso anche sbagliare. Però, ripescando un po' le vecchie indagini, il fatto che si sentiva la presenza di Rosario, mamma di Elvira, idem il padre di Antonio, nell'ultima indagine hanno incolpato lui, c'è qualcosa che non va. Credo che Ugo non c'entri. Secondo me c'è di mezzo i genitori di Elvira, il cognato di Elvira, e può essere anche probabilmente il rampolo di Sart. E se fosse veramente lui l'amante, colui che l'ha messa incinta? Sì, sì. Dopo bisogna chiedere tramite le Ecox. Qui ogni tanto si vedono anche delle lucciole. Sì. Provate a parlare, siamo qui. Manifestatevi in qualche modo. Sfruttate qualsiasi energia disponibile che avete tramite questi strumenti, o anche la nostra energia stessa. Sfruttatela per comunicare. Se ce l'Arianna a quest'ora magari poteva percepire qualcosa, se c'era qualcosa. Però io non ho quelle doti. Te ci percepisci qualcosa? No. L'unica cosa che percepisco è che non mi sento tranquillo in questo punto. Sì. Quello me l'ha sempre fatto. Sì. Battete un colpo. Forte. Il bel mito ce l'hai? Ce l'ho. Dopo si dice.